Eccoci, eccoci amici e amiche di RB, eccoci a Cavour per tutto meglio 2023, siamo sotto i portici del comune, del municipio di Cavour, in pieno tutto mele. Ringraziamo e salutiamo gli amici e le amiche che in questo momento stanno affollando il mercato. Oggi è giorno di festa, della festa patronale di Cavour. Tutto mele 2023, ve la raccontiamo su RB Radio e RB TV, con tante storie sulla strada delle mele del Pinerolese che porta fino dove? Fino in Val Chisone, in Val Germanasca, con gli amici e le amiche delle delizie del Daù. Abbiamo con noi Nicoletta Binelli Gardiol per questo consorzio Delizie del Daù. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Ben arrivata su RBE. Delizie del Daù, innanzitutto per chi fosse diversamente piemontese come me, il Daù, che cos'è, chi è, cosa fa? Il Daù è un animale mitologico. Daù? Il Daù è un animale mitologico, sì. Noi l'abbiamo preso per dare un logo ai vari prodotti che abbiamo raccolto con i nostri 13 produttori. Quindi 13 produttori della Val Chisone, della Val Germanasca, che si ritrovano, si abbracciano dietro appunto questo simbolo del Daù, che è un animale tipico di questa zona. Non c'è proprio. Non c'è? Non c'è, mitologico. È mitologico. È solo nella storia. Ah, ho capito. Sì, 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 era per dare un logo. Spieghiamolo com'è. Allora, è un animale, è una tipo da capra? O... È tipo una capra, un camoscio, con due gambe un po' più lunghe e due un po' più corte. Perché? Perché quello lo aiuta a camminare su per le montagne. Quando sale adopera le gambe più corte, quando scende sono le altre, quelle più corte. Meraviglioso. Sì, sì, sì. Chissà se esiste, magari un... qualcuno, chi lo magari, sa, chi lo sa, chi lo sa. Qualcuno magari qualche volta nel bosco potrebbe incontrarlo. Vabbè. Delizie del Daù, e ci sono appunto tutta una serie di produttori e produttrici che si riconoscono in questo progetto. Quando è nato questa idea e che cosa propone? Questa idea è un progetto di cooperazione con diversi produttori montani che fanno vino, salumi, formaggi, miele, marmellate, grazie alla Regione Piemonte e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale siamo riusciti a formare questa piccola cooperazione insieme a queste persone. Siamo qui a Cavour e presentiamo appunto i nostri prodotti. Mi faccia capire Nicoletta, noi qua abbiamo vicino a noi uno dei vini prodotti, sì? Una bottiglia di questo Ramie, sì. Il vino... È un vino che è diventato, che si fa con i vigneti autoctoni, sono quattro, quindi abbiamo il Chatus, il Becquet, la Varengo e la Vanà, e nel 96 ha ottenuto la DOC. I vigneti sono su Pomaretto e una parte anche su Perosa Argentina. Quindi parliamo di viticoltura eroica, diciamo, eroica, sì. Perché insomma fare vino... Terrazzamenti, esatto, dove non passano assolutamente le macchine. Benissimo. Vino di montagna, qui con noi, con le delizie del Daù, ci sono, immagino, le mele, ci saranno tutti questi prodotti. Sì, abbiamo il miele, abbiamo diversi produttori, lavoriamo... abbiamo coinvolto diversi comuni, quindi su Perosa Argentina abbiamo la macelleria Rivetto, che è anche una rivendita, fa la mustardella, cotechini quindi e salami. Quindi si possono trovare i vostri prodotti, sì, anche sulle rivendite. Una è a Perosa Argentina, l'altra è a Castel del Bosco, comune di Rur, la bottega. Poi abbiamo Trazzi Tron a Perrero e ce ne sarebbe ancora una che non me la ricordo più. Vabbè, abbiamo fatto anche un minimo di pubblicità, ma ci sta, amici e amiche della Val Chisone, della Val Germanasca, delizie del Daù. Nicoletta, grazie per essere stata con Prego. Noi. Questo è il vino di montagna, il Ramie. So che tra l'altro ci sono diverse dimostrazioni in questi giorni, tra l'altro ci sono delle degustazioni anche, sì, che riguardano coloro che stanno raggiungendo Torino per le finali ATP e che so che saranno anche a Pomaretto, sì, vero? Esatto, esatto. Anche allo stand si possono fare le degustazioni di tutti si i può? Prodotti. Sì, sì, bene, sì. Bene, non solo il vino, ma anche miele, gli altri. Esatto, va bene. Benissimo, salutiamo e ringraziamo gli amici delle delizie del Daù, con grazie Nicoletta mille. In particolare con la sua simpatia, so che ha lasciato lo stand per venire da noi, la ringrazio per questo. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Mille.